Ciao Francesco, intanto come stai? Perché settimana scorsa eri tornato in gruppo a giocare col pallone, hai fatto la partitella, poi non ti abbiamo più visto in campo, quindi che percentuale è il tuo recupero, se pensi di essere già quasi pronto o se invece c'è ancora da lavorare? Ciao a tutti, innanzitutto sto bene, sto recuperando, semplicemente stiamo gestendo i carichi per evitare ricadute, quindi il mio recupero sta procedendo alla grande. Sto lavorando per cercare di essere pronto a disposizione per la partita di Coppa Italia. Sei l'unico palermitano in organico, se non erro. Com'è? Che responsabilità ti senti anche nei confronti, soprattutto nei confronti dei tuoi compagni? Cioè, hai spiegato, hai parlato un po', soprattutto con i nuovi, di che cosa significa poi giocare al Barbera e indossare la maglia rosa-nero? Ah, io l'ho già detto l'altra volta, per me è un orgoglio, nel senso poter rappresentare tutti i palermitani. Per me la responsabilità non mi pesa perché chiunque venga a giocare qui a Palermo deve capire che è una responsabilità per tutti, che la piazza, la società e la storia di questo club parla da sola. Quindi i miei compagni già sanno che affronteranno uno stadio importante e che ci responsabilizza tutti quanti. L'ultima per me, ci sarà un tridente, sì, preannuncia con te, con Insigne, insieme a Brunori, tanta fantasia. Come va il rapporto con Roberto? Ah, va alla grande. Roberto è un ragazzo incredibile, un ragazzo generoso, genuino, e quindi sono molto contento che sia qui con noi. Io mi volevo riallacciare alla seconda domanda di Manuel, però volevo chiederti un'altra cosa. Tu, l'anno scorso è stato il tuo primo anno a Palermo, da palermitano è stato più facile vivere la città, vivere durante la settimana rispetto ad altri club? Voglio dire, il palermitano che ti fa la battuta in palermitano durante la settimana, oppure insomma non, nessuna differenza con le altre esperienze nelle altre città? Ma io diciamo che negli ultimi 13 anni tornavo spesso a Palermo ogni anno, quindi mi sono riadattato molto velocemente alla vita palermitana, perché per me comunque non è cambiato nulla. E ti dico la verità, è stato molto bello ripoter rivivere la città, i palermitani stessi, la mia famiglia, i miei parenti, quindi sono veramente molto contento. L'obiettivo è quello di provare a vincere il campionato? L'obiettivo è quello di essere competitivi per lottare alla promozione in Serie A, questo l'ha detto anche la proprietà, quindi lo ribadisco anch'io. No. Camuca, Mediagol, Pace. Ciao Francesco, Francesco Camuca di Sportisili. Ti abbiamo visto molto attivo anche fuori dal campo, stai cercando di fare gruppo, poc'anzi il collega parlava appunto del rapporto con Insigne, qui in generale con i nuovi, molti tuoi ex compagni del passato, è stato facile per te? Sì, assolutamente, si sta creando veramente una grande alchimia con tutto il gruppo, si sta formando veramente una bella famiglia e questo deve essere un punto di partenza, perché ci saranno dei momenti difficili durante la stagione e quindi è importante essere tutti coesi, tutti insieme, vicini e cercare di avere un equilibrio all'interno del gruppo. Purtroppo non ti abbiamo ancora visto in campo nelle prime quattro amichevoli. Come hai visto la squadra da fuori e quanto ti sarebbe piaciuto magari nei momenti di difficoltà essere lì, dare una mano anche nell'ultimo passaggio? Sì, diciamo che mi sta mancando molto il campo perché l'ultima partita l'ho fatta il 12 marzo a Cittadella, quindi mi piacerebbe ritrovare un po' il campo dopo quattro mesi per ovviamente ritrovare un po' di fiducia con la palla eccetera, però sto molto bene, la squadra sta lavorando alla grande e quindi sono molto positivo. Giulia Fazio, Mediagol.it, ciao Francesco. Ciao. Allora, ti volevo chiedere, hai parlato dei tuoi compagni di reparto, di Insigne soprattutto, c'è un altro compagno di reparto che è Mancuso, anche al netto dell'infortunio, come si sta ambientando? Ma tutti alla grande, devo dire la verità, tutti si sono ambientati molto bene, da subito, perché il gruppo anche dell'anno scorso li stiamo aiutando tutti quanti, quindi stanno lavorando tutti molto bene, Leonardo è un bravissimo ragazzo, sta anche lui adesso, mi spiace che si è dovuto fermare, però anche lui ci darà una grandissima mano perché è un gran giocatore. Invece riguardo al modulo, il 4-3-3 secondo te potrebbe saltare al meglio le tue caratteristiche? Sì, in passato il modulo mio preferito, diciamo quello che ha saltato di più maggiormente le mie caratteristiche, è stato sempre il 4-3-3, giocare alla sinistra. Poi ovviamente che in questi anni poi con il mister anche ho giocato anche in altri ruoli perché mi sono messo a disposizione e anche quest'anno se ce ne dovesse essere bisogno lo farò.
Ciao Francesco, ciao. Francesco Catalano, Mediagol.it. Volevo chiederti i tuoi obiettivi personali in termini di gol e assist. Beh, i miei obiettivi principalmente sono ovviamente collegati agli obiettivi di squadra, quello che sia chiaro. Ovviamente se poi dovessero arrivare gli obiettivi miei personali sono ancora più contento. Sicuramente vorrei superare il mio vecchio record, quello che ho fatto a Venezia, che sono dei... Ciao grande! dei 7 gol e dei 7 assist che ho fatto a Venezia, quindi quelli sono il mio primo obiettivo. Pace. Ciao Francesco, ciao. Lorenzo Pace di Stadio News. Volevo chiederti, da palermitano sarai sicuramente orgoglioso della risposta dei tifosi, che anche per quanto riguarda gli abbonamenti, ma quanto è importante avere un ambiente, una città come Palermo che spinge e che carica la squadra? Sì, infatti l'ho già detto in un'altra intervista, il Barbera deve essere veramente il 12° uomo in più. Soprattutto nei momenti più delicati, perché succederà nella stagione, è importante che tutti quanti, sia il gruppo, la società e i tifosi, abbiano un equilibrio. Quando le cose andranno male, perché potrebbe succedere, dobbiamo rimanere tutti uniti, tutti quanti, dalla prima persona che sta fuori dallo stadio alla prima persona che sta dentro al campo. Quindi sicuramente per noi deve essere semplicemente un motivo in più per dare qualcosa in più alla squadra, alla piazza. Io spero che si abboneranno in tanti, perché per noi è troppo importante avere uno stadio pieno e giocare con molta gente. E in merito a questo, ti hanno chiesto i nuovi arrivati qualcosa su cosa significa giocare a Palermo? Gli hai provato a spiegare quali sono le sensazioni? Ma a parte che questo lo trasmette il mister dall'anno scorso. Il mister su questo lo sta trasmettendo moltissimo, perché lui ha giocato qui, è stato il capitano, ed è una cosa che lui spinge molto ogni giorno, lo dice a tutti. Poi penso che tanti hanno giocato qui a Palermo contro, quindi sanno cosa vuol dire venire a giocare qui. Ripeto, la storia, la piazza, parla da sola. Francesco, l'ho già chiesto a Ivan qualche giorno fa, lo chiedo anche a te, soprattutto alla luce dell'assemblea di Lega di ieri, che ha deciso di cominciare comunque il 18 e 19 agosto. Come la vivete voi? Anche perché il Palermo la seconda giornata non giocherà con ogni probabilità, avete la X sul calendario. Come la vivete voi e qual è il tuo pensiero in merito a questo caos che periodicamente si ripresenta, soprattutto in cadetteria? Ma noi ci stiamo preparando sicuramente adesso per affrontare la partita di Coppa Italia, che è quella adesso, dobbiamo guardare step by step, quindi il prossimo obiettivo è il Cagliari, quindi noi stiamo preparando quella partita lì. Poi nelle prossime settimane dovessero decidere che il campionato inizierà, ci prepareremo al meglio per affrontare la prima partita di campionato. Per quanto riguarda queste cose, io ovviamente non voglio entrare in merito perché non è il mio lavoro, non sta a me giudicare, però sicuramente dà un po' di fastidio, perché ogni anno succedono sempre queste cose, ma spero che le risolvano al più presto possibile. Domande? Volevo chiedere sulla questione rigori. Tu l'anno scorso, prima di farti male, hai segnato, se non erro, a Cittadella, sì. Dopo il momento no di Bruno. Oggi abbiamo visto i ragazzi allenarsi. Qualora dovesse presentarsi l'occasione, ti farei trovare pronto? No, io sono sempre pronto in qualsiasi caso. Poi, ovviamente, se Matteo si dovesse risentire pronto e ritirare i rigori, è ovvio che lui è il rigorista, quindi abbiamo tutti fiducia in lui. Io sono il primo. Poi, se ci dovesse essere occasione di battere un rigore, sicuramente ne ho battuti già altri, quindi sarò sicuramente pronto. Una domanda semplice, perché, se per te lo è, questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso? Se per te è anche così. Ma in questo momento ancora non abbiamo giocato partite di campionato e i presupposti sono quelli di creare una squadra ovviamente più forte di quella dell'anno scorso, perché l'ambizione della società e della squadra è cresciuta e quindi anche di conseguenza anche la squadra deve crescere di ambizione. E stiamo cercando di lavorare per essere ovviamente più forti dell'anno scorso, per cercare di fare qualcosa in più dell'anno scorso.